Buongiorno e ben ritrovati in diretta alla Social TV, il salotto della Libreria Bocca. Una manifestazione cominciata il 14 di settembre. Tutto l'archivio di tutti gli incontri è disponibile sul canale YouTube Libreria Bocca 1775. E effettivamente sono passati 2 minuti, non è che abbiamo parlato molti minuti in più rispetto a prima, però facendo un conto a ribasso, non sono 17.000 i minuti intercorsi corsi dal 14 settembre ad oggi, ma ben 25.000, che è un numero impensabile. Però ho preso 300 video a caso, ho fatto la somma, l'ho diviso come si fa, e sono veramente 25.000 minuti di conversazioni, tutte incentrate, tutte partite dalla Libreria Bocca, dal 14 settembre, ovviamente in presenza in Galleria Vittorio Emanuele. Dal 2021 ricordo la Social TV, 5 giorni alla settimana, da domenica a giovedì, 5 appuntamenti fissi, ma tantissimi eventi fuori programma. E devo dire che a questo punto io dovrei dare dei premi a queste persone perché mi affiancano dal 14 di settembre. Un premio andrebbe sicuramente a Simona. Ciao Simona. Grazie, sono curiosa, che premio mi dai? Nessuno. No, ho detto Bellissimo. andrebbe, il condizionale Dai, un andrebbe, ma non ci sono condizionale. premi. Vabbè, ma comunque sono già contenta così. Certo che 25.000 minuti Guarda, sono sono tanti, tantini, eh? amore. Allora, facendo un calcolo così, sono tipo 14 giorni di chiacchierate senza dormire, ma i minuti Mamma mia. sono tanti. Simona, tu hai contribuito molto perché tu hai sono oltre 100 incontri all'interno dei 680 e ti do anche una bella notizia. Noi settimana prossima con te cade il 700° evento. Oh, caspita, questo sì che è un bel premio. Questo Allora, sì che è un bel esatto. premio. Insomma, a proposito di parole, di conversazioni, di contenuti, l'arte, la cultura ovviamente fa da padrona in questo social salotto, ma tu oggi ci porti un ospite molto Sì. interessante. Vi porto Laura Formenti, che è un'attrice, una comica, una trampoliera, un'attrice di strada anche, insomma, tantissime cose. Ma io ho iniziato a seguirla su Instagram in una sua rubrica che si chiama Caro te e che mi faceva morire dal ridere e ho voluto approfondire un po' questa persona. Allora, diamo il benvenuto al Quindi. nostro ospite della giornata. Benvenuta, ciao Laura, grazie per esserti Voilà. collegata. Buongiorno a voi e grazie a voi dell'invito, graditissimo. Ciao Laura, allora come stavo dicendo, io ti ho conosciuta su Instagram come forse migliaia di persone e sono rimasta affascinata da questa rubrica Caro te, che è politicamente scorretta ma talmente vera che ci si ritrova perché tu poi alla fine parli un po' di tutto, ridendo e scherzando, ma parli di argomenti reali, attuali, come possono essere magari anche quello delle molestie sessuali, del razzismo, del sessismo. Tra l'altro, l'uomo e la donna sono stati anche l'argomento della tua prima esibizione Italia's Got Talent quest'anno. Sì. Insomma, chi è Laura Formenti come donna, dai, per cominciare, poi vediamo l'artista. Ma sai, poi alla fine donna e artista sono molto intrecciate, come spesso capita. Anzi, la cosa bella, secondo me, di questa rubrica che ha colpito te è proprio la possibilità, attraverso un espediente anche semplice, come delle lettere a un futuro possibile fidanzato, che nel frattempo non è arrivato e quindi continuo a scriverle, di raccontare me stessa, cioè è una scusa per poter raccontare la mia visione del mondo, perché i social tendono sempre un po' a voler chiudere le persone, no? È quella che fa, e io patisco molto questa cosa, e mi piace proprio esprimermi come persona, parlare di tutto. E quindi è nata un po' questa rubrica. E quindi in questa rubrica, ma in tante altre cose che faccio, la donna e l'artista si mescolano, si uniscono. È un po' quello che Certo. vorrei fare. E come ti riceve il pubblico? Perché insomma, tu non è che le mandi tanto a dire, cioè, diciamola proprio, cioè, le dici proprio e quindi come reagiscono? Allora, io ti dico da parte mia, io apprezzo perché finalmente qualcuno che dice le cose così come sono, senza paura, ma con rispetto comunque. Ecco, invece so che spesso sei criticata per questo. Devo dire la verità, sono sempre meno criticata di quello che mi aspetto, perché da una parte mi viene da dire che
io non sento di dire delle cose così rivoluzionarie, dico le cose che in realtà le persone fra di loro si dicono normalmente, ma che a volte pensano di non poter dire. Forse il fatto che io invece nella vita credo di essere una persona estremamente attenta, educata, attenta a non ferire gli altri, mi permette di potermi esporre un tantinello di più, perché ho sempre, perché lo faccio cercando sempre di stare attenta a dire le cose senza offendere le persone che non andrebbero offese. Poi ci sono persone che andrebbero offese e quelle offendiamole volentieri. Perché no, voglio dire, no? Quindi non lo so, è un po' strano. A me, io ho scoperto questo tipo di comicità che adesso sta cominciando ad andare abbastanza forte in Italia, che è la stand-up comedy, che è un tipo di comicità, diciamo, più sul modello americano, senza voler scimmiotare gli americani, perché la nostra cultura è profondamente diversa. Però mi è sempre piaciuta quella loro capacità di provare a passare un po' il limite, di giocare col pubblico a vedere fin dove posso arrivare e soprattutto attraverso la comicità a sfatare un po' di tabù, no? Un po' di miti, un po' di tabù. Questa cosa mi piace molto. Chiaramente quando cammini sui cornicioni può capitare che a volte caschi male, nel senso che può capitare qualcuno si offende, però in realtà sulle mie pagine molto poco. Mi è capitato molto raramente di essere offesa sulle mie pagine, perché la gente capisce il tipo di lavoro che faccio. Il contesto. Ok, certo è che in un periodo in cui c'è veramente più da piangere che da ridere, una persona come te, un personaggio come te, che parla delle cose reali, concrete e anche un po' spinose in una maniera comica, diciamo, nel buon senso del termine, è importante, è interessante. E come viene accolta questa cosa? Perché è un po' da italiani il fatto di ridere anche sulle tragedie, è molto italiano questa cosa, ma c'è spazio nella comicità per la verità oppure è soltanto un prendersi in giro? Allora, secondo me deve essere contestualizzata. Io sono un po' secchiona e quindi ho studiato molto anche proprio la comicità e i suoi meccanismi, eccetera, eccetera. E una delle cose molto interessanti è che la comicità determina, il ridere proprio, no? Determina un aumento, e questa è una delle mie pose femminili, cioè questo è uno dei miei momenti femminili. Però anche questo, no? Questa cosa che le donne debbano essere sempre femminili, è un mito, perché poi in realtà, come sappiamo bene, questa foto non so quanti like ha preso di donne che dicono sì, è vero, anche io sono così. Stavo dicendo che il ridere fa in noi aumentare determinati ormoni, no? La dopamina, che abbassano le nostre difese, quindi, e che ci rendono più disponibili al confronto. Quindi parlare di argomenti spinosi facendo ridere fa sì che le persone accettino anche le critiche o parlino di tematiche un po' più difficili in un modo più rilassato. Mentre invece se si affrontano argomenti pesanti, come possono essere... fra i più appunto pesanti che ho affrontato io sono appunto le violenze di genere, la scelta dell'aborto, questi alcuni dei temi, non so, l'omofobia. Se si aggredisce l'altro, come spesso succede sui social, si alza una barriera, cioè l'altro dice no, non ti ascoltano più. Mentre la comicità permette invece l'apertura di un dialogo. Io la butto lì sotto forma di battuta, poi magari... tu ci puoi ragionare, ecco. Poi non ho sempre ragione, mi guardo bene dall'avere sempre ragione, io porto degli spunti di riflessione, magari sbaglio anche. Ma tu sei sempre stata così o è un qualche cosa che hai imparato col tempo, una scelta di stile personale? Poi la comicità è qualche cosa di innato o si impara? No, mi fa molto ridere questa domanda, perché la maggior parte dei comici, quando tu gli chiedi ma tu volevi fare il comico, ti dicono io guarda, già quando andavo all'asilo nido facevo ridere i miei compagni del nido, tutti ridevano, io per niente, cioè non sono niente di tutto questo, non volevo fare la comica nella vita, non ho mai pensato di poter far ridere le persone. E ti dirò che almeno fino ai 30 anni io ero una persona molto rigida, molto chiusa nei suoi pregiudizi, molto insicura. Gli ultimi 10 anni in particolare sono stati proprio un percorso di liberazione e la comicità mi ha insegnato tanto in questo percorso di liberazione.
mi ha insegnato a non prendermi troppo sul serio, che nessuna cosa, per quanto sia importante al mondo, come la morte per dire, mm-hmm. neanche quella è così seria da non poterne ridere, perché è una cosa che succederà a tutti. E anzi, ridere ti permette che ti faccia un po' meno paura. Cioè, le cose brutte al mondo succedono lo stesso. Certo. E non è che prendendole sul serio e piangendo, stando qua tutto il tempo a piangerne, non succedono. Allora, esatto. Pertanto così, vivete, cioè, cerca di vivertela bene ridendo. No, almeno, io penso che... E ho imparato che io posso esprimere la mia opinione e questa opinione non dovrebbe... Se è espresso in modo educato, come una possibilità, non dovrebbe offendere nessuno. È la mia opinione. Poi, se sei in un'altra opinione, va bene, non è un problema, no? Non capisco perché ci si debba arrabbiare così tanto. Se non fai del male, non c'è motivo di prendere. Invece, soprattutto sui social, la gente prende ogni cosa veramente troppo seriamente, sembra sempre una guerra di posizioni. E questo blocca il dialogo, in realtà. Certo. Qual è il peggior insulto che ti hanno fatto sui social? Ma il problema è ciò che è il peggior insulto per te, perché in realtà i peggiori insulti, non so, femminista del cazzo, cioè tutte delle robe così, non mi offendono, perché in realtà molto spesso non sono cose che mi riguardano. Sicuramente, ecco, l'insulto peggiore per me è per esempio quello che ho messo nel monologo di Italian's Got Talent, quando ti dicono sei brava per essere una donna, no? Quella roba lì sembra un complimento, ma in realtà è un modo di rimetterti al tuo posto che mi ha sempre fatto molto arrabbiare, perché ti blocca, perché ti chiude, cioè tu non potrai mai essere veramente bravo, sarai sempre brava ma per essere una donna. E questa cosa e anche qua la comicità mi è venuta in soccorso, perché quando io le prime volte cercavo di protestare mi dicevano ma non te la prendere, è un complimento, no? Insomma. E però le persone la vivevano come una cosa normale, al che io ho pensato a questa battuta, che era una risposta anche simpatica, e questa battuta è ormai diventata quest'anno, grazie a questo pezzo che è andato virale, così appunto è stata così ripetuta, poi adesso le persone me lo dicono per scherzare, no? Sei brava per essere una donna. Che ha ha avuto una potenza pazzesca, ha disinnescato una cosa reale. Sì. Cioè, credo che difficilmente a un'altra collega diranno più sei brava per essere una donna, perché è diventata una barzelletta quella cosa. Sì. E questa cosa, secondo me, è estremamente potente, perché lo è stato per me, ma lo sarà anche per tutte le altre comiche che verranno dopo di me, e magari anche per le altre donne sul lavoro a cui viene detto una cosa del genere, no? Diventa una barzelletta. Capito? La comicità ti permette di rendere una discriminazione, di renderla una barzelletta. Questo è molto interessante. Mi chiedevo, ma gli italiani sono un popolo di ridaroli che ridono di qualunque cosa, oppure veramente c'è un senso degli humor? Perché è una cosa ben diversa. Perché vedo che ridono, si vede che ridono un po' di tutto, ridono della politica, ridono della fame nel mondo, ridono della guerra, si vede tutto ormai. Ma l'humor e la ridarola e l'attacco di ridarola sono due cose ben diverse. Allora, secondo me, in generale, gli italiani ridono di tutto, tranne che di quello che li riguarda. Ma questo è poco ma sicuro. Cioè, si può ridere di tutto, ma non mi toccate le cose che riguardano me, perché altrimenti diventa subito un insulto e se la prendono tantissimo. Quindi io credo che in generale, rispetto ad altri popoli, siamo un popolo più disposto a ridere di tutto. Un po' meno negli ultimi tempi, in cui comunque soprattutto le influenze molto americane ci stanno portando di più sul politicamente corretto, che in parte penso sia giusto, perché a volte ridere di tutto non vuol dire fare bullismo o deridere le minoranze, per esempio, quindi bisogna distinguere il ridere di tutto dal deridere o dallo sbeffeggiare, soprattutto, allora sbeffeggia chi ha il potere, non sbeffeggia, no? Perché sennò davvero è bullismo da scuola media, se ce la prendiamo con gli ultimi, no? Detto questo, con le nuove influenze americane un po' sta arrivando questa roba di non puoi dire questo, non puoi ridere di questo, non puoi parlare di questo, che è parzialmente giusto, ma non si deve esagerare, perché sennò a un certo punto non puoi più dire nulla.
Però tendenzialmente sì, un po' quello che ha voglia tanto di ridere. Sicuramente la comicità è molto variabile, cioè c'è un tipo di comicità molto, mi viene da dire, bassa, molto di pancia, molto semplice, e poi, come dire, ci sono vari tipi di comicità, da quella invece molto raffinata, molto complessa, intellettuale. Confesso che a me piace un tipo di comicità che porta una riflessione, però è un mio gusto personale, non dico che c'è una comicità meglio, una comicità peggio, ognuno ride di quello che lo fa ridere. Certo, io una cosa che ho notato personalmente guardandoti quotidianamente, perché alla fine sei il mio caffè del mattino, così mi do una bella svegliata. La tua espressività, la tua mimica facciale, tu hai questi occhi che sembrano quasi uscirti dalle orbite in certi momenti perché stai per dire qualcosa, ma devi dirla talmente con tanta forza che hai gli occhi che ti si spalancano, bellissimi tra l'altro, occhi verdi. Grazie. E hai questa bella mimica, cioè tutto il corpo poi alla fine trasmette qualcosa, non è soltanto la gag, il testo che ti sei imparata, ma è tutto il tuo essere, no? Che deve trasmettere qualcosa. Allora, per quel che riguarda la mimica, vabbè, quello è una cosa naturale, ce l'ho sempre avuta e secondo me è in parte legata al fatto che, come ti dicevo, da ragazza e fino ai 30 anni ero una persona estremamente timida. Quindi se avevo da dimostrare il mio disappunto o comunicare in qualche modo, lo facevo spesso con le espressioni. E quindi probabilmente questa cosa ha rinforzato, cioè stavo sempre zitta, ma esprimevo tanto col viso, no? Ed è stato forse anche uno dei motivi che mi ha portato poi a fare questa cosa dell'attrice, perché mi dicevano tutti come sei espressiva, come sei espressiva, come sei espressiva, e io ho cominciato a pensare, beh, magari potrei fare l'attrice, insomma, mi dava soddisfazione questa cosa. Detto questo, io credo molto, io insegno anche comicità fisica all'Accademia del Comico proprio a Milano. Credo che per un comico l'uso del corpo sia molto importante. Spesso si pensa che il comico sia uno che dice le battute, non è totalmente così. Beh, basta pensare anche quasi tutti hanno visto LOL. Lillo, per esempio, in LOL usa tantissimo il corpo, il suo corpo fa delle gag fisiche. In LOL, per esempio, la parte fisica spesso è stata più importante che non la battuta in se stessa, no? Secondo me, molto spesso tanti comici trascurano l'importanza dell'uso del corpo, mentre altri comici sono straordinari maestri in questa cosa. Basta pensare a Migone piuttosto che non, Sì. vabbè, Dario Fo, non ne parliamo proprio, cioè un maestro in questa cosa. Viene un po' più dal teatro quella cosa di usare il corpo, però io credo tantissimo nell'uso del corpo. Poi il video ti permette fino a un certo punto, Certo. e quindi magari lavori più di mimica, però anche sul palco io sono una che si muove tanto, che gesticola tanto. Ecco, com'è stato sul palco di Italia's Got Talent per una timida come te, con tutte quelle persone davanti e con quei quattro giudici? Ah, io sono ansiosa cronica, appunto, come lo sono spesso le persone che si giudicano molto e che hanno molte paure. Sono proprio fortemente ansiosa e non mi vergogno a dire che il programma inizialmente non lo volevo fare perché mi creava molta ansia l'idea di essere giudicata. Ecco. Io ho fatto la prima registrazione verso settembre e poi è andata in onda a gennaio. Sapevo già che era andata bene, ma non pensavo così bene, onestamente, perché poi dopo c'è tutto un dietro le quinte che tu non vedi di quello che si dicono fra di loro i giudici. Quindi loro mi hanno fatto molti complimenti. Sapevo che insomma era andata bene, ma non mi immaginavo così bene. È stato bello e strano perché, comunque, purtroppo noi comici, purtroppo e per fortuna, noi comici abbiamo bisogno di molta vicinanza col pubblico, mentre in quel caso non so se si vede quanto si vede dalla registrazione, ma i giudici stavano almeno a 5 metri e poi il pubblico ancora più distante, distanziato fra di loro, quindi farli ridere è stato molto più complesso di quanto non sembri dalla registrazione. Dalla registrazione sembra tutto molto semplice, molto lineare, invece è stato abbastanza complesso, però mi ha dato davvero tanta soddisfazione. Stessa difficoltà anche nella finale, perché il pubblico era mascherinato, distanziato, si sentivano poco le risate, c'erano ma si sentivano poco, quindi rispetto a una esibizione live, io la cosa che preferisco in assoluto sono le esibizioni live, di tutti i lavori che faccio, sono proprio la cosa che mi piace di più e non vedo l'ora di tornare a fare esibizioni live e che si torni a farla il più possibile in un modo
utile per i comici, perché comunque anche le esibizioni che si fanno adesso si faranno nei prossimi tempi a breve, saranno distanziate. Questa cosa qua non aiuta la risata, che è una cosa un po' delicata. Sì, infatti, ma tu pensi, almeno per la tua esperienza, so che hai dei progetti, quindi saranno a breve, manca tanto, manca poco. Allora, devo dire la verità, proprio che l'esperienza di Italian's Got Talent è stata molto positiva a tutto tondo, nel senso io ringrazio tantissimo proprio il programma, il gruppo autorale, i giudici, proprio perché hanno creduto molto in questo tipo di comicità che, come dici tu, non è così, cioè io non ero così tranquilla nel fare i miei monologhi, perché io ho un tipo di comicità appunto un po' acida, un po' controversa, quindi ho detto se mi pre cioè, se il pubblico o i giudici mi prendono male, si prendono male per qualcosa che dico, rischia di andare veramente male. E invece mi ha portato tantissimo e ho dei nuovi progetti, non posso dire molto, Ah, però bene. ho sia progetti televisivi, sia progetti live importanti e poi spero tanti live nei vari posti, però lo dico proprio onestamente, stavamo guardando ieri il calendario, ci sono tutta una serie di proposte, ma ancora non si sta fissando niente perché sono gli stessi comuni, sono gli stessi festival che al momento non, cioè non sappiamo neanche quando si riaprirà Certo. e bisogna garantire un certo tipo di livello di sicurezza, soprattutto nelle piazze, eccetera, eccetera. Non basta essere all'aperto perché se poi la gente si accalca. Certo. E molto probabilmente posso anticipare, l'unica anticipazione che posso dare, una possibile data a Milano il 17 di giugno, probabilmente. Non posso dire ancora come, dove, perché è probabile che ci possa essere una data il 17 di giugno. Wow, beh, ce lo farei sapere, vedremo sicuramente. Non vedo l'ora. Aspetto. Non vedo l'ora. Beh, tu comunque sei arrivata in finale, Italia's Got Talent, non hai vinto. Però poi hai lanciato la bomba con l'ultima gag dicendo che è stato un anno meraviglioso, per non dire il contrario, e quindi forse, non so, ha fatto un po' shock. Cosa dici? Parlare di quello che stiamo vivendo, perché se ne parla tanto. Allora, devo dire la verità, io la finale non me la sono vissuta benissimo, perché è giusto anche dire magari le cose che, no, da una parte dire tutto ciò che è stato di bello e invece anche la parte un pochino più difficile, non me la sono vissuta benissimo, perché il pezzo è stato capito a metà, non è stato compreso pienamente, forse era un pezzo un po' troppo complesso, però rivendico pienamente alcune cose di quel pezzo. Sicuramente uno dei grandi errori è stato parlare di quest'ultimo anno. Credo che le persone siano un po' stanche di sentir parlare di quest'ultimo Sì. anno ed era una cosa che io, di cui comunque avevo parlato io con gli autori, perché ovviamente non decido solo io. Però vabbè, insomma, si sono fatti insieme delle scelte legate al fatto che comunque io faccio un tipo di comicità di attualità provocatoria e sicuramente c'è cioè, la gestione di quest'ultimo anno è l'elefante nella stanza, nel senso che sicuramente. So, nel frattempo sto vedendo che questa luce che viene dalla finestra, veramente effetto Barbara D'Urso. Sì. Sarà che io sono strabianca di mio, sono veramente bianca, rifletto Domani che sei praticamente. vestita di rosso, almeno fai Vero, il vero, è proprio tappo. la luce della finestra che, meno male, è arrivata la primavera. No, stavo dicendo che quindi parlare di quest'ultimo anno è stata una cosa percepita da alcuni un po' come faticosa. Adesso non mi viene in mente il nome del comico, è un comico famosissimo ovviamente, che in questo nome, in momento mi sfugge il nome, che diceva che la comicità è tragedia più tempo, e che quindi ci vuole un attimo di tempo perché le persone possano metabolizzare una cosa tragica che è successa e poterne ridere. Quindi secondo me un po' c'è la stanchezza di continuare a parlare di questa cosa, un po' il fatto che fosse troppo fresca, un po' il fatto che secondo me il pezzo era un po' altero, una riflessione un po' filosofica sull'opportunità o meno di lamentarsi, no? Cioè io sto vivendo una situazione per alcuni aspetti molto difficile, perché noi artisti siamo fermi da un anno, gli indennizzi erano 3 mesi che non ricevevamo una lira, io mi immagino famiglie che sono 3 mesi che non ricevono uno stipendio. E non se ne cioè, non se ne parla abbastanza, secondo me, di questa cosa, che non significa sminuire
la situazione difficile che stiamo vivendo o dire che qualcuno avrebbe fatto di meglio, ma sicuramente c'è da dirlo, ci sono famiglie, ci sono aziende che non stavano ricevendo soldi da 3 mesi e questa cosa non ci possiamo nascondere la testa sotto la sabbia. So che può sembrare poco da comica dover parlare di queste cose, però è anche giusto che qualcuno lo dica, e a volte quando nessuno parla di un argomento forse sono proprio i comici a prendersi la responsabilità di scherzarne, no? Diciamo alcune battute poi sono state fraintese molto spesso anche perché la gente non ascolta. Ecco, una delle cose che mi ha colpito è stata che alcune critiche che sono arrivate nelle prime 24 ore, io poi, tu lo sai, rispondo a tutti sui social, rispondo sempre a tutti perché mi interessa, cioè mi interessa, no? Se tu dici guarda, stai dicendo una stupidaggine, mi interessa sentire perché magari hai ragione tu, no? Magari non ci ho pensato, hai ragione tu. Però se ti parlo e mi rendo conto che tu non hai ascoltato, cioè che tu sei partito in quarta, hai sentito una parola, che ne so, io ho detto la parola gay, e tu sei partito in quarta dicendo ah, tu stai offendendo. No, ascolta quello che ho detto. Io sto ascoltando te, tu però prima di venirmi a criticare, ascolta con attenzione quello che critichi. A quel punto ne possiamo parlare sullo stesso piano, ecco. Volentieri, sono qua. Certo che un lavoro come il tuo, diciamo un modo di espressione come il tuo, più che un lavoro, è un po' come camminare su gusci di uova, perché cioè, come ti muovi, c'è qualcuno lì pronto col fucile a dirti ah, hai detto questo, ah, hai detto quell'altro. Non è semplice, anche dal punto di vista emotivo, adesso uno stress mica indifferente. Sì, infatti anche per quello sono sempre abbastanza tranquilla quando mi criticano, perché io prima di mettere fuori una frase ci rifletto 200 volte e cerco di vedere tutti i possibili risvolti, potrebbe... quindi sono abbastanza tranquilla, se tu mi dici guarda stai offendendo questa categoria, nel 90% dei casi ti rispondo no, non è così, perché guarda ci ho riflettuto davvero molto. Il problema è che, guarda, ne ho parlato recentemente anche con alcune attiviste su Instagram, perché adesso appunto si parla molto di politicamente corretto nella comicità, e ripeto, io sono anche a favore del fatto che ci sia un certo grado di tutela nei confronti di una serie di categorie. Tutela non vuol dire esclusione, perché certo. altrimenti li ghettizziamo di più le categorie, ma le donne stesse, voglio dire. Ma scherziamo, ma scherziamo anche del femminismo, ma perché no? No, ma assolutamente sì, anzi, non scherzare significa dargli una protezione che non abbiamo bisogno, che non abbiamo proprio bisogno, ecco. E parlando con diverse attiviste dico, ok, la comicità si prende volentieri, ciao Riccardo, ci conosciamo con Riccardo, io mi prendo volentieri l'onere di stare veramente a pesare ogni singola parola, però mi viene da dire, come è vero anche per l'arte, cioè tutti hanno veramente voce in capitolo? Cioè davvero chiunque può dirmi se un quadro è bello o non è bello, se funziona o non funziona, se è contestualizzato o non è contestualizzato? Cioè sì, chiunque può esprimersi, ma non tutti sullo stesso piano, direi almeno. Assolutamente sì. Presentatrice di Rottura, antitesi della D'Urso. No, magari. Allora, a proposito della D'Urso, diciamo che i tuoi lineamenti si vedono. Adesso io ho un ricordo lontano della D'Urso, ma so che quando è in diretta non si vedono i profili del volto. Sembra... No, non voglio fare il paragone. La Madonna. Richiamalo, ecco. Richiama lo sfumato leonardesco, giusto per... Allora, perché Leonardo non usava la linea di contorno, ma usava lo sfumato. Allora, a questo punto mi verrebbe da chiederti, intanto l'elefante io più che in camera lo metterei in una cristalleria, ma la fortuna della comicità è che veramente, poi lo vedo anche qui nei commenti, potrebbe veramente trattare di tutti gli argomenti, perché dai, parliamoci chiaro, Laura e Simona, divertentissime le scenette, le immagini che arrivano via WhatsApp, Instagram, delle cose più tristi e inimmaginabili della vita, il sorriso lo strappano a tutti, non so, la regina che fa il gestaccio al marito che è morto, adesso ti raggiungo, cioè... Ma su tutti gli argomenti, quando anche hanno tirato fuori il DPCM, che era un'angoscia per tutti, il primo, pensiamo al primo, e continuavano a cambiare il modulo di chiedere i permessi, hanno tirato fuori delle cose esilaranti. Quindi tu navighi in un mondo che consente veramente, hai una sorta di passepartout. Negli alberghi sarebbe entri in tutte le stanze.
Però hai anche la responsabilità di quella cosa, cioè più tratti i temi spinosi e più, appunto, come diceva Simona, cammini sulle uova. Poi a me piace particolarmente, ripeto, adesso per esempio sto scrivendo delle cose sui disturbi alimentari. Chi mai ride dei disturbi alimentari? Nessuno. Cioè prima non se ne parlava neanche, adesso se ne parla, ma solo in modo drammatico, perché per carità. Invece, secondo me, non dico che c'è da ridere del problema, cioè, ma con le persone, capito, che ne soffrono, perché il prendere troppo sul serio qualunque problema sia, ci rende solo più tristi e pesanti, mentre invece, bisogna, ovviamente, più l'argomento è spinoso, più lo devi fare con grazia, con attenzione, no? Non puoi andare e spaccare tutto, perché Ma penso giustamente. che a te questa caratteristica, cioè la grazia, non ti manca, soprattutto nello scrivere e nel dire. Io devo essere sincero, Laura, ti ho seguito poco, nel senso che quando ovviamente Simona mi ha detto che saresti stata sua ospite, mia ospite nella social TV, mi sono un po' giustamente informato per sapere dove, e devo dire che sei molto, molto brava anche nei testi. Spiegaci un Grazie. po', se puoi, il backstage della preparazione di un testo, perché prima mi sembrava di aver sentito che comunque c'è detto un accordo tra gli autori. Come funziona? Allora, nel caso televisivo sì, perché tu comunque arrivi con i tuoi testi e ci sono degli autori della trasmissione che valutano con te quanto il tuo tipo di comicità, in particolar modo un tipo di comicità come la mia, che non sarebbe da prima serata, è un tipo di comicità per adulti, mentre Italian Got Talent è un programma seguito dalle famiglie, quindi anche dai bambini, quindi abbiamo dovuto un po' dosare le componenti. In realtà, per quel che riguarda la mia scrittura dei testi, io collaboro con un autore con cui lavoro da tanto tempo, con cui scriviamo insieme. Io di solito porto una mia idea per un monologo e poi buttiamo giù delle cose insieme e si lavora abbastanza insieme. Non è consuetudine di tutti i comici, molti comici scrivono anche da soli. Io ho iniziato a scrivere con Giuseppe della Misericordia si chiama. Io scrivo da sempre con lui, mi trovo molto bene, trovo che il confronto, per esempio, con una mentalità maschile, proprio perché io faccio dei testi molto centrati sul mondo femminile, anche il mio pubblico è principalmente femminile, sia molto interessante avere il punto di vista maschile. E a volte anche lui mi bacchetta, mi dice non dire questa cosa perché poi diventi fastidioso, cioè cercare di capire anche l'altro mondo. Infatti il pezzo, quello che è diventato famoso Italian's Got Talent, non era un pezzo, molti hanno detto il pezzo contro gli uomini, ma non era un pezzo contro gli uomini, Grazie. perché Giuseppe mi avrebbe tirato le orecchie, non sarebbe stato possibile. È un pezzo di curiosità sulle differenze, anche sulle discriminazioni in parte, però non è un pezzo, non ci sono battute contro gli uomini, anche perché non No, penso mai. guarda, l'ho seguito mentre, devo essere sincero, l'ho visto mentre voi parlavate, sentivo voi e l'audio, no, devo dire, molto divertente. Il problema che tu dicevi anche prima, di cui parlavi insieme a Simona, è l'autorizzazione a parlare. Il problema è che l'eccesso di democrazia in cui viviamo noi, con tutta questa benessere, fortunatamente, adesso col Covid è un pochino meno per alcune classi, me ne dispiace tanto, è che porta tutti con o senza permesso a parlare. Infatti il problema è proprio questo, sia che tu sei cosciente o non cosciente di quello che stai esprimendo, lo esprimi perché c'è ovviamente la libertà di parola. E succede anche in una libreria storica come la nostra, che per quanto tu possa far giusto, dopo 245 anni di attività, arriva il cliente sbagliato, va male e tu sei il peggiore dei peggiori. Che cosa ci fai sul mercato? Quindi, e poi con i social network a maggior ragione. Cioè, qui il problema è che quando ti devi operare, vuoi il medico, quando devi parlare di arte o di qualsiasi altro argomento, tutti hanno il diritto di farlo, indipendentemente da quello che conoscono o non conoscono. Quante volte ti è capitato, a me migliaia, di uscire da una mostra bellissima, e la mostra faceva cagare, perché Sì. voglio dire, non puoi prendere un artista che ha fatto 5.000 opere, andarne a vedere 30 e dire che sono bellissime, perché vuol dire che tu non conosci niente dell'artista. O almeno fai il favore, esci dalla mostra, vai in una libreria d'arte, compra un libro, informati sull'artista e dopo giudichi se quello che hai visto è bello o è brutto.
però ovviamente nessuno fa niente, è tutto molto superficiale. E anche la salottizzazione un po', nel senso, io posso uscire da una mostra o da un pezzo, io a volte dico no, non è il mio gusto, non mi è piaciuto. Il gusto è soggettivo, no? Se uno sotto mi scrive guarda, il tuo monologo non mi è piaciuto, io non posso dirti niente, va bene, è il tuo gusto. Il problema è che la gente fa schifo, le donne non fanno ridere, cioè quelle robe lì che uno dice, chi lo stabilisce? L'hai stabilito tu e dai il tuo giudizio come universale e non ne sai niente, niente. Quindi un po' strano, ecco. È proprio così. C'è molta presunzione, c'è molta presunzione. Sì. Sì, infatti, cioè... guarda, io tra l'altro sono tra i pochissimi, penso, che mi rifiuto di commentare, soprattutto le cose che non conosco. Amazon un po' ti costringe, tu ordini da Amazon, ti dice fai la recensione, fai la recensione. Ogni tanto butto dentro le 4, le 5 stelle, ma la gente che come ogni tanto io sotto la mia attività, perché è un'attività commerciale, sono su Google, mi trovo dei commenti che mi verrebbe voglia di chiamare il tipo e dirgli ma scusa, che esperienza hai? Uno mi scrive, sono anche abbastanza forniti di libri. Abbastanza. Cioè io, è 40 anni che sono qua dentro, ma sono 40 anni che viaggio in tutte le librerie del mondo e devo dire, non perché è casa mia, ma che è difficile trovare una libreria con un assortimento così specifico, perché poi io ho dei clienti di 30 anni che ancora non sanno che genere di libri tratto, quindi voglio dire, non è una cosa facile da comprendere venendo in libreria. Pensa a uno che viene, fotografa, se ne va, che cosa vuoi che capisca? Però è così, il mondo è fatto di queste cose molto superficiali, che però il più delle volte, se va tutto bene, va tutto bene. Se c'è la rogna, ti creano un problema di commenti che potrebbero essere evitati. Ecco, quella cosa lì, per esempio, è una cosa che a me indispone molto, che adesso c'è sempre il rischio del commento negativo o addirittura sui social della shitstorm, no? Tu fai una battuta, la battuta non viene capita, un gruppo di persone che hanno tutte la stessa idea viene sul tuo profilo e comincia a scriverti di tutto e ti costringe magari anche a chiudere il profilo, no? Questa cosa è un problema, perché per me il mio profilo Instagram, per esempio, è un po' la vetrina del mio negozio. Cioè il fatto che tu non ti sia trovato bene o che non ti piaccia quello che faccio non ti autorizza a distruggermi il negozio. È così. Ad esempio, guarda proprio l'esempio, io volevo mettere dal tuo sito, io sono viaggiato in Instagram sul tuo account per far vedere, io volevo mettere il video di Italian Got Talent dal tuo sito, ma c'è il marchio Delotto. Se lo vado a caricare su YouTube, quella parte lì di filmato me lo cancella, perché su YouTube c'è questa famosa equazione che in base a quello che decidono loro ti tagliano i pezzi e quindi tu hai il filmato, ci rendiamo, e poi non è una persona a scegliere, quindi non c'è uno che capisce che c'ho l'autrice, che è ospite, che lei direttamente lì, certo. I diritti d'autore sono suoi e che non sto facendo nulla di... Non lo capisce, è un'equazione, vedo una pubblicità, dice hai pagato i diritti, non li hai pagati, ti oscuro. E purtroppo noi oggi abbiamo tantissima libertà, devo dire che stiamo meglio rispetto anche a 50 anni, 60 anni fa, la medicina. Oddio, in questo periodo non siamo messi così tanto bene come credevamo, ecco, a parole stavamo meglio, però diciamo che stiamo tutti bene. Però ci stiamo mutilando con queste forme di censura che sono addirittura dettate da una cosa aritmetica. Sì, beh, quello è ancora un altro discorso e addirittura per noi a volte è complicato. Però si entra un po' in un altro discorso che il diritto d'autore fa sì che a volte io addirittura non possa fare il mio spettacolo. Cioè, se non passo da tutta una serie di strutture, io non posso fare il mio spettacolo in un locale senza dire, cioè, non posso dire sì, vabbè, ve lo regalo, una cosa che non posso fare. Non si può fare, no, infatti. Queste sono cose belle, però, perché la gente non lo sa, veramente. No. Sono in retroscena. Infatti, l'altro giorno con Gianni Maimeri, non so se lo conosci, il nipote della Maimeri Colori, ti sarà sicuramente capitato. Abbiamo incontrato il direttore di Palazzo Reale, un amico, Domenico Piraina,
e ci ha parlato della scelta dei colori delle mostre, poi ci ha spiegato un po' il backstage di cosa vuol dire organizzare una mostra, cioè chiedere un quadro in prestito e poi magari sentirsi dire che solo per quell'opera ci vogliono 100.000 euro. E allora cambi, però quell'opera magari nel momento in cui l'hai chiesta era abbinata ad altre tre opere che invece hai preso, e quindi è un castello di carta che prima che apra la mostra viene cambiata cade almeno 200 volte. E c'è il problema spesso della burocrazia, quello in Italia è devastante, e poi il fatto che ogni mestiere ha le sue complicazioni, per dire, fare il comico uno si immagina sempre che noi siamo qua e ci improvvisiamo delle battute così, invece è un lavoro come tutti i lavori che richiede tanto tempo per la scrittura, provare i pezzi, cioè io ci metto quasi 2 anni a scrivere uno spettacolo di un'ora, per dire. E l'hai detto, hai fatto bene. Senti, come inizia una brutta giornata per un comico? Ma noi comici, guarda, siamo normali come tutti, che fa anche ridere detta così, cioè noi comici siamo genti come voi, però abbiamo le nostre, anzi molto spesso i momenti in cui io scrivo, Simona che conosce bene le leve che muovono poi la mia scrittura, più io mi sveglio col mal di pancia per qualcosa che mi infastidisce, e più ho motivi per scrivere. Quando ogni tanto dico, questa cosa non la sopporto proprio, ci scrivo qualcosa. Senti, so che sei molto presa, ce l'hai detto anche fuori onda. Domanda, hai avuto modo, perché io poi non guardo la televisione perché ho Netflix o Sky, e poi adesso odio la pubblicità, e quindi sarà 3 anni che guardo solo. E ho avuto modo di cascare su LOL. Cosa hai avuto modo di vederlo? Tra l'altro c'era la Mara, che poi era un giudice, mi sembra, di Italia Got Talent. Ho visto nelle immagini che lei è un bel personaggio. Ecco, ci sono questi personaggi, lei, la Luciana, Letizia, che vorrei conoscere, ma non conoscere, vorrei che venissero in libreria come clienti e vedere se inizia un rapporto, perché poi qui è molto umorale. Ecco, cosa ne pensi di LOL, se hai avuto modo di vederlo, del format? Allora sì, ho avuto modo di vederlo, anche perché c'erano un paio di amici dentro che ci lavoravano, per esempio Michela Giro, con cui abbiamo anche dei progetti in comune. Allora, io penso che sia un prodotto fatto benissimo, benissimo. Cascato in un periodo in cui ce n'era bisogno. Io l'ho visto da comica e mi ha messo un'ansia pazzesca, perché ho pensato cosa, cioè, quindi non me lo sono goduto da spettatrice, me lo sono visto da tecnica e l'ho trovato ansiogeno a un livello altissimo. Detto questo, cioè, trovo che loro siano stati bravissimi. Elio è fantastico, il tip tap di Elio è leggenda, Elio è un personaggio, io non sarei riuscita a resistere. Guarda. Io credo che visto da fuori non ci si rende conto della difficoltà di stare in quella stanza, perché io poi appunto conoscendo anche di persona alcuni di loro, so che dal vivo sono esilaranti, no? E quindi penso che sia stato un programma davvero difficile, e devo dire una verità, una cosa che mi ha colpito, mi ha fatto ridere, è sempre la stessa cosa che dicevamo prima, che io ho visto gente mettere fuori le pagelle, no? Questo comico ha fatto schifo, questo... E io che li conosco sono allucinata, perché dico, sono gente, cioè sono stati messi dentro 10 comici di un livello altissimo, ok? Altissimo. Cioè nessuno di noi avrebbe potuto fare di più. No? Quindi mettersi a dire questo mi ha deluso, sono fatto un po', io lo trovo allucinante. Si ritorna al discorso di prima, bisogna sempre, appunto, tanto poi è sempre facile giudicare il lavoro degli altri e mai portarlo sulle proprie spalle, no, devo dire è molto molto esilarante. E poi io devo, ecco, vedi, nella mia ignoranza televisiva e dei teatri comici, più della metà io non li avevo neanche mai sentiti nominare, però ovviamente, però devo dire che era molto 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 interessante. Poi quando è uscita la Mara, che ha detto, ma probabilmente non ridete perché non capite un cazzo di quello che dice, lì come si poteva resistere? Lei è fantastica. La Mara è un altro personaggio. Io lei l'amo particolarmente, e ti dirò, ecco, per esempio, mi ha colpito molto perché il mio pezzo della finale era un pezzo, come dicevamo prima con Simona, un po' complesso, e Mara è stata il giudice che secondo me l'ha capito di più, è venuta a fine serata a dirmi, guarda, mi ha colpito moltissimo, mi è piaciuto davvero tanto,
Come dire, non è una ragazzina Mara, o quindi No, non mi vai, guarda, io lei personalmente non la conosco, ma ha intervistato una sua collega che avevano iniziato insieme nella musica, un altro patron di Roma. Adesso devo essere sincero, non mi ricordo neanche il nome perché è successo più di un mese fa. E mi raccontava che lei e Mara si conoscono molto bene. Lei è stata forse direttrice anche di ricordi, una cosa, ha avuto un sacco di cantautori e quant'altro. E mi ha detto che è veramente un bel personaggio. Anzi, forse la persona che io ho intervistato è anche più anziana di Mara. Ma lei si è rigenerata, cioè. super moderna, per niente bigotta, cioè comunque io ho fatto delle battute un po' forti, no? Ti puoi aspettare che una persona, no, che non sia sintonizzata magari sulla stessa fascia d'età e sullo stesso tipo di umorismo. E invece forse il fatto che è sempre, che si comunque frequenta musicisti, artisti, si circonda comunque di persone con una mentalità molto... E conferma ancora una volta di più che non è una questione mai di età, ma di quanto... Pane, Mantieni. pane, vino al vino, anche noi siamo in questo ambiente, ovviamente con la pittura, però ci è capitato ovviamente attori, registi e quant'altro, però diciamo prevalentemente pittori. Fai conto che ieri, senza fare nomi perché poi sennò, stavo andando a una mostra vicino a casa mia, ho incontrato questo nostro amico artista che anche lui ha 80 rotti anni e mi fa, ah, guarda, ho appena comprato il cellulare, ti faccio vedere i nuovi lavori che sto facendo, appena aperto il cellulare, ovviamente c'era una modella. E io ero lì con mia moglie e mia figlia, ho detto, vabbè, aspetta un secondo. Però sono così, è il bello della vita, una vita vera, diretta e senza filtri. Ovviamente è molto più bella, è più vera, è più vera. Sì, ma anche togliendo quella patina, come dicevamo prima con Simona, di perbenismo, di no, perché siamo tutti giudichini, siamo tutti non si può fare, non si può dire, poi se vai a vedere nella vita delle persone ci trovi le peggio cose. Quindi allora, pertanto così, diciamocele così, che... Appunto, li chiamano i Baza Bancon, i Baza Bancon li chiamano, i Bacia Bancon. In bacio banco, ah, in bacio banco. No, devo dire grazie Simona, ma grazie alla nostra ospite Laura, ti seguirò adesso prossimamente. So che ci sono Onorata. diverse cose con cui hai parlato già con Simona, poi altre che non si possono raccontare, ma basta seguirti, tanto vedo che sei molto social, hai anche Molto. un sito internet e ovviamente Instagram per vedere. Ti auguro una buona giornata. Sono tantissimi i commenti che sono arrivati, la maggior parte di Riccardo che cura tra l'altro cura una rubrica all'interno della Social TV, La Voce, è l'incontro prima del tuo, poi ne abbiamo già fatti tre di incontri con questa rubrica insieme a Elisa Longo e niente, auguro a tutti coloro che ci hanno seguito e ci seguiranno un buon proseguimento di giornata e a frappè mi verrebbe da dire perché adesso ho anticipato l'incontro delle 16 alle 15, quindi tra 10 minuti siamo di nuovo online. Buon Prontissimi. proseguimento, grazie mille, grazie Laura, grazie Simona, ciao. Grazie a voi.